Ciao mie belle e benvenuti in questo nuovo video cose belle. Per chi di voi fosse nuovo qui, i video cose belle sono dei video che faccio ogni tanto, non ho una cadenza ben definita, e li faccio quando ho delle cose belle da condividere con voi che non fanno esattamente parte di una categoria, ma che diciamo sono cose miste che mi va di condividere con voi. E oggi ho un po' di cose belle da condividere con voi. La prima è il libro che sto leggendo. Mi direte, Naki, non l'hai ancora finito e già ce lo consigli? Sì, perché lo sto amando, raga. E penso che diventerà sempre meglio. È un libro che ho comprato a Londra, si chiama The Ethical Slut. In italiano si chiama La zoccola etica. Ed è di Janet Wu Hardy e Dossie Easton. E si trova anche in italiano, appunto, si chiama La zoccola etica. Questo libro di cosa parla? Parla delle non monogamie etiche, di scelte relazionali diverse dalla monogamia, parla di come viviamo la sessualità, come viviamo i rapporti umani e io vi giuro, cioè ogni parola che leggo di questo libro io sono tipo yes, say it louder for the people in the back, cioè sono proprio tipo lo amo tantissimo, mi riconosco tantissimo e in realtà cioè sono ancora all'inizio, quindi nel senso ve lo sto consigliando perché conosco diverse persone che l'hanno letto tutto e che me ne hanno parlato super bene, quindi so che vi consiglio un libro andando anche sul sicuro, anche se io non l'ho ancora finito, ma lo sto veramente amando tantissimo e credo sia una risorsa bellissima, non soltanto per le persone interessate alle non monogamie consensuali ed etiche, ma perché, cioè, allora penso che le scrittrici siano psicoterapeute, psicologhe o comunque studiose di psicologia, sociologia, quindi è interessante anche guardare l'analisi che loro fanno delle norme della nostra società e di quello, cioè di quelle che sono anche le alternative, le esperienze diverse delle persone e penso sia veramente utilissimo per abbattere un sacco di paletti e stereotipi che abbiamo dentro la testa. Per esempio la gelosia, da dove viene, da dove deriva, qual è una brava persona, qual è il comportamento sessuale giusto da avere, quale no. Insomma, lo trovo veramente un libro prezioso, super bello, vorrei che tutti lo leggessero perché sì, ce n'è bisogno, davvero. E quindi sono super felice ogni... Io lo sto leggendo in inglese e una cosa che sto facendo è leggere ad alta voce. Vi dico anche questa cosa perché anche questa è una cosa bella. Ho notato che leggendo in inglese, tipo leggendo la sera prima di dormire, così che magari sono un po' stanca, se leggo senza leggere ad alta voce mi perdo un po'. Quindi non è una buona tecnica. E mi succede con l'inglese probabilmente perché non è la mia lingua madre e quindi faccio più fatica a essere attenta in qualche modo. E quindi per ovviare a questo problema ho iniziato a leggere ad alta voce e vi giuro che mi piace tantissimo. A me piace un sacco leggere ad alta voce. Infatti ogni tanto penso che mi piacerebbe fare tipo la lettrice di audiolibri e sì, cioè nel senso mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. Per esempio qui ho sottolineato questo pezzo che dice We recommend that when you are in the company of the unfamiliar, you look for unfamiliar wisdom. You'll find lots of it and it will make you richer. Quindi quando ti trovi a interfacciarti con qualcosa che non ti è familiare, ricerca la saggezza di questo qualcosa di infamiliare, quindi sospendi il giudizio e il pensiero che magari sto ampliando e non sto traducendo letteralmente, che magari visto che non è familiare per te questa cosa, non è una cosa conosciuta, allora non la vuoi vedere, è sbagliata. Cerca la ricchezza e la saggezza che ti dà questa cosa perché ne troverai tantissima e ti arricchirà, ti renderà più ricca. E poi c'è ad esempio Listen to your fears, they have a lot to teach you about yourself. Stravero, stravero. È bellissimo questo libro, vi giuro, voglio leggervi qualche cosa, qualche altra cosa. Tipo qui c'è un passaggio bellissimo sull'amare se stessi. Once you have a handle on loving yourself, you can practice sharing that love with others. You've probably been taught to reserve the language of love for when you're feeling overwhelmingly tender and passionate and only for those who had made huge commitments to you. Maybe you've been taught that using the L word non la serie TV, ma love, la parola amore, implies that you are making some large commitments. Wouldn't it be better to ask ourselves how we love any particular person rather than worrying about whether we do or not? Imagine how you'd feel if all the people who care about you made a practice of telling you so. Imagine what the world would be like if we allowed ourselves to recognize and acknowledge and communicate all the sweet feelings, to make the little gestures that may not be life-changing or passionate, but that nevertheless make life worthwhile. Io amo questo libro, mi ci riconosco tantissimo. Ve lo traduco per le persone che non parlano inglese. Perdonatemi se non sarà una traduzione wow.
Quando hai, diciamo, capito come amare te stessa o te stesso, puoi fare pratica di condividere questo amore con altre persone. Probabilmente ti è stato insegnato che devi riservare il linguaggio d'amore solo per quando ti senti veramente molto molto tender. Sarebbe tenero, però insomma, secondo me intende dire tipo quando ti senti veramente super, senti una cosa super passionale verso l'altra persona o veramente super super forte, e solo per le persone che hanno, diciamo, preso dei grandissimi impegni nei tuoi confronti. Forse ti è stato insegnato che usare la parola amore significa che tu ti stai impegnando in modo serio. Non sarebbe meglio se ci chiedessimo come amiamo ogni persona invece che preoccuparci se la amiamo o meno. Immagina come ti sentiresti se tutte le persone a cui importa di te facessero la pratica, cioè nel senso rendessero una pratica quotidiana il dirtelo, il dirti che a loro importa di te. Immagina come sarebbe il mondo se ci permettessimo di riconoscere, e accettare e comunicare tutti i sentimenti dolci, di fare tutti i piccoli gesti che potrebbero non essere, così life changing, quindi non sono dei gesti così importanti, così, che cambiano la vita, ma che sicuramente, rendono la vita degna di essere vissuta. Bellissimo. Ecco, vi consiglio di leggere questo libro perché io lo sto veramente, veramente amando. Madò, se non c'è in audiolibro vorrei farlo io l'audiolibro. Devo scrivere a Audible se mi vogliono fare l'audiolibro di questo libro. La prossima cosa bella di cui vi parlo sono gli alberi. Gli alberi. Sì, perché anche quest'anno collaboro con Tridom. Tridom ha piantato più di 2 milioni di alberi in più di 17 paesi nel mondo e loro si occupano di piantare alberi all'interno di comunità, quindi il loro piantare alberi non è semplicemente un piantare alberi che già di per sé comunque è un gesto importantissimo per la salute della terra. Quest'anno loro nella loro campagna natalizia definiscono regalare un albero come regalare un regalo high-tech, perché adesso va molto di moda fare regali tecnologici, no? E loro dicono un albero è un regalo tecnologico, che un albero assorbe la CO2 e fornisce ossigeno a tutti noi, quindi se non è high-tech un albero non sappiamo cosa possa esserlo, no? E loro in più, oltre al fatto di piantare alberi, hanno tutti dei progetti per cui piantano degli alberi in delle posizioni strategiche, per cui il piantare quegli alberi sia di beneficio anche alle comunità di persone che si occupano di piantare questi alberi. Quindi poi una volta che voi piantate un albero con Tridom, vi arriva la foto dell'albero, avete la sua geolocalizzazione, potete seguirlo durante tutta la sua crescita. Quindi è una cosa veramente molto bella e molto speciale. Io personalmente regalo alberi con Tridom da tanti anni e li regalo anche a me stessa ogni mio compleanno, da quando ho 19 anni o 20. Ogni anno mi regalo un albero e perché penso che sia il regalo più bello che possiamo fare in questo momento, perché ce n'è davvero davvero tanto bisogno e è un regalo che ha un valore inestimabile, no? Inestimabile a livello materiale o economico, perché io ti regalo un albero è come se investissi nel futuro di tutta l'umanità e di tutto il pianeta. E quest'anno per voi ho un codice sconto che è Naki Christmas, scritto con la X, quindi Naki Xmas, ve lo scrivo nell'info box, ed è uno sconto che potete utilizzare una volta entro il 6 gennaio e vi dà uno sconto del 15%. Quindi se volete regalarvi o regalare un regalo super high tech per Natale, vi consiglio di regalare un albero. Io ne regalerò tantissimi come ogni anno. Ormai le persone intorno a me se l'aspettano che i miei regali siano piante e alberi. Però io sono felice, mi piace che ci sia questa aspettativa perché è un'aspettativa bella. Ok, la prossima cosa bella è una cosa unexpected per me e in realtà poi vedrete tantissimo il processo di questo amore perché ho filmato dei video What I Tina Day che usciranno prima di Natale, le settimane prima di Natale, e quindi vedrete tutto il processo. Però intanto vi faccio vedere il mio nuovo amore che è qui dietro di me, che sono i puzzle, raga. Cioè io non avrei mai detto che mi sarei appassionata ai puzzle, vabbè adesso ne ho fatto uno, già mi considero appassionata, però vi giuro, questo puzzle io l'ho comprato ai Kew Gardens a Londra. Ultimamente sto un po' in fissa con gli insetti, in particolare con falene e farfalle, ma con tutti gli insetti anche. E praticamente avevo comprato questo puzzle che è della Cavallini & Co. ai Kew Gardens a Londra e mi sono stra innamorata di questo puzzle, troppo bello, e volevo un sacco farlo a casa mia a Padova, però non avevo spazio perché
È un puzzle da 1000 pezzi, quindi non è un puzzle che si fa in un giorno solo, a meno che magari non si sia tipo in tre, boh. Però da sola non sarei riuscita a farlo in un giorno solo, quindi non potevo occupare l'unico tavolo che ho a Padova per lasciarci il puzzle. Quindi me lo sono portato qui a casa dei miei in queste settimane che sono stata da loro e l'ho fatto in una... cioè l'ho portato qui martedì. L'ho iniziato mercoledì, oggi è domenica, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. In realtà l'ho finito ieri, quindi l'ho fatto in 4 giorni. Ci ho dedicato un sacco di tempo, raga, davvero. Però sono super felice, mi è piaciuto tantissimo. E vi giuro, tipo, la sensazione di gioia e piacere che mi dava il trovare il pezzettino giusto e incastrarlo, super bello. Ora l'ho incollato, incorniciato. Questa cornice non è la definitiva, ma ha delle misure strane. Questo puzzle è tipo 55x70. E tutte le cornici che trovavo sono 50x70. Miseriaccia! Quindi ho preso questa cornice intanto giusto per trasportarlo a Padova, a casa mia, e cioè per averlo incollato così non si rompe, eccetera. Però sì, sono super gasata. Quindi, vabbè, questo qui tipo era la guida. E tra l'altro è bellissimo perché la confezione del puzzle è questa. E ovviamente, cioè, diventerà qualcosa. Adesso non so cosa. Non so cosa ci metterò dentro, però guardate com'è bella. Quindi di certo non la butterò, ovviamente. E me ne sono già comprati altri due. Per Natale mi sono autoregalata un puzzle con le succulente e uno con le piante da interno, che sono in realtà piante tropicali. Bellissimo. Poi c'è tipo coi pesci, con le meduse, con le api, ce ne sono tantissimi tipi. E ho guardato su internet e li si trova su un sito inglese, quindi costano un po' le spedizioni. Però super belli. La marca è Cavalline Co. Vabbè, non, cioè non dico che siano gli unici puzzle belli, però questi sono davvero bellissimi. Poi, next beautiful thing. Sto guardando la serie Fleabag e è pazzesco perché io spesso quando inizio una nuova serie tipo... Cioè, allora, com'è andata? Stavo guardando Grey's Anatomy, che è tipo una comfort serie, cioè nel senso ormai tipo è già successo di tutto, ok? Non è più così interessante come era all'inizio, però a me piace, quindi la guardo. E non avevo idea di quanti episodi mi mancassero, pensavo me ne mancassero tipo 4-5, invece no, era l'ultimo quello che stavo guardando, perché sta uscendo man mano. E quindi tipo ho iniziato Fleabag, anche se avevo intenzione di guardare Grey's Anatomy tutta la sera, quindi ho guardato i primi due episodi di Fleabag e non mi ha conquistata, perché cioè tipo io ero un po' delusa dal fatto che non potevo guardare Grey's Anatomy. Poi in realtà nei giorni dopo l'ho continuata e vi giuro che la sto amando, è fatta davvero davvero super super bene. Per chi di voi non lo sapesse è la storia di, cioè la protagonista, a parte che mi piace molto come è strutturato, fa anche un sacco ridere e a me spesso non, cioè non sempre mi piacciono le serie che fanno ridere, però questa mi piace molto. E tipo la protagonista cioè è un po' il racconto della vita della protagonista che tipo sta affrontando un lutto e tipo i suoi modi di deal with it, però è appunto anche molto comico, non è triste, cioè ci sono dei momenti tristi però. Ed è super bella, mi piace davvero davvero un sacco e sto iniziando ad avere una crush per la protagonista, ovviamente, come potevamo tranquillamente aspettarci. Quindi ve la consiglio, io la sto guardando su Prime e sono soltanto due stagioni, purtroppo, e gli episodi sono brevi, sono tipo di 25 minuti, quindi la guardate veramente stravelocemente. Sto controllando la mia lista di cose belle per vedere cosa manca. Ok? E quindi sì, vi consiglio Fleabag, è super bella se non l'avete ancora guardata. E vi prego, consigliatemi delle serie, perché tipo non so cosa guardare. In realtà io non guardo moltissime serie TV perché non ho tipo tantissimo tempo da dedicarci e sto cercando di leggere di più, però se vi va, consigliatemi delle serie TV qui sotto nei commenti e vi dico un po' quelle che mi piacciono così capite che stile mi piace. Ho amato tantissimo Orphan Black, Sense8, Tales of the City, poi cos'è che ho amato tantissimo? Sex Education, questo tipo di cosa mi piace. Mi piacciono anche le serie un po' adolescenziali così, anche un po' cavolate, cioè non devono essere per forza cose serie. Quindi, ecco, questo. E poi l'ultima cosa bella di cui vi parlo è il decluttering. In questo periodo sto facendo un sacco di decluttering, non soltanto fisicamente, quindi tipo i vestiti, eccetera, che quella è una cosa che faccio spesso, ma sto facendo un sacco di decluttering digitale, quindi sto eliminando le foto che non so, io vado in giro, faccio tipo 8 foto uguali, perché poi ce n'è una che mi piace di più delle altre, e va a finire che poi non elimino mai le 8 in più che ci sono, le 7 in più che ci sono, e quindi ho veramente tipo un accumulo di tantissime foto di anni e anni di giornate in cui ho fatto tipo 10 foto e sono tutte uguali e tipo è da un sacco di tempo che mi dico dovrei fare decluttering, però è un po' overwhelming perché ce ne sono un sacco, quindi quello che sto facendo è tipo ogni giorno
un piccolo decluttering. Ogni giorno scorro il rullino foto, scelgo tipo una giornata e faccio decluttering di foto di quella giornata, tenendomi solo quelle tipo la migliore del set di 10 foto, come dire, no? E lo sto facendo anche per le persone che seguo su Instagram, perché negli anni ho spaziato tra diversi interessi, quindi ho iniziato a seguire tantissime persone che parlano di yoga, tantissime persone che parlano di piante, tantissime persone che parlano di animali, tantissimi small business e cioè seguivo 3.000 persone su Instagram e ovviamente tantissime di queste persone non ho neanche idea di chi siano perché non, cioè magari ho iniziato a seguirle, poi Instagram non me le fa vedere, cioè ovviamente penso che tipo il numero di persone che si possono davvero seguire su Instagram sia su 100, 200, poi il resto non te le fa vedere, cioè ti fa vedere sempre le stesse persone. E quindi sto defollowando un sacco di profili perché non ha senso che io continui a tenerli lì quando in realtà non li vedo e magari mi oscurano i profili che invece voglio vedere. E quindi sto cercando di essere molto mindful e scegliere solo i profili che effettivamente parlano di cose che mi interessano, no? Per esempio, cioè io uso Facebook per tenere contatti magari con le persone che conosco, eccetera. Quindi magari quelle persone, Instagram lo sto tenendo solo per seguire persone che fanno contenuti che mi interessano, quindi conoscenti, eccetera, li teniamo su Facebook. Su Instagram sto facendo un mega decluttering e sono molto felice anche di questa cosa. Poi Instagram mi blocca ogni tot perché, cioè, quando elimini tanti, cioè, defollowi tante persone insieme, ti blocca ogni tot perché pensa che tu sia un bot, tipo. Quindi occhio a questa cosa, però ti blocca tipo per qualche ora e poi cioè, ti blocca nel senso che non puoi tipo defolloware altra gente per qualche ora, non è un problema. E niente, quindi niente, vi consiglio di fare questa cosa sia perché poi è più facile avere tipo un ordine anche all'interno del proprio cellulare, sia perché in realtà c'è cioè, tipo tutte le foto, le mail, le cose lasciate là, tipo emettono CO2, hanno un impatto ambientale, quindi tipo anche il decluttering delle mail devo fare, quindi eliminare tutte le cose in più che ci sono a livello digitale, stratop. E niente, questo è tutto per il video di oggi. Spero di avervi raccontato qualche cosa bella che sia stata di vostro interesse. E se voi avete una cosa bella da suggerirmi, qualsiasi, cioè che spazia in qualsiasi ambito, ci sono i commenti, potete lasciarmela qui sotto. E niente, io vi ricordo che vi lascio nell'info box il mio codice per Tridom e anche l'elenco di tutte le cose belle di cui vi ho parlato. Grazie di cuore per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!